In questo scenario io penso che non si possa stare a guardare. Di conseguenza noi ci candideremo alle elezioni europee con il brand del centro. Ho detto che non saremo soli, abbiamo 9 mesi per mostrare il nostro progetto e il nostro percorso. In 9 mesi si possono fare un sacco di cose, come sa l'Alessia Cappello, che ormai credo ci sia. E in questo scenario il mio sarà un appello a tutto il gruppo dirigente di Italia Viva, nelle forme e nelle modalità che vedremo, a mettersi in gioco. Il primo a mettersi in gioco sarò io, e sono a Milano per dirlo, per dire che mi metterò in gioco anch'io candidandomi al Parlamento europeo. Ma questo lo dico e lo faccio non perché uno sia alla ricerca di chissà quale ulteriore riga del proprio curriculum, è l'ultima delle mie preoccupazioni, ma perché voglio affermare in 9 mesi quello che nessuno sta affermando in questo momento in Italia, e cioè che c'è bisogno di dare una sveglia all'Europa, se no qui si va tutti a casa, tutti, destra, sinistra, populisti, politici, sovranisti, sinistrorsi, destrorsi, centristi, l'Europa rischia di saltare. Chi di noi gira per il mondo sa cosa sta succedendo nel mondo, dalla Cina agli Stati Uniti, e quindi di conseguenza c'è bisogno di una grande scommessa, e c'è bisogno che tutti noi ci mettiamo in gioco, c'è bisogno di metterci la faccia. Di conseguenza, per questi motivi, l'ho detto a Milano, perché penso che Milano sia la terra dell'impresa, anche la terra del volontariato e del terzo settore, a cui io sono molto legato, come sapete, per tanti motivi, ma penso che sia fondamentale che nei prossimi 9 mesi, casa per casa, comune per comune, valle per valle, andiamo a chiedere il voto di chi non vuole lasciare l'Europa nelle mani dei sovranisti alla Le Pen e non vuole lasciare l'Europa nelle mani dei populisti di sinistra. C'è uno spazio? Secondo me sì. È facile? No. È entusiasmante? Certo. E di conseguenza questo è il motivo per il quale abbiamo disturbato il vostro lunedì pomeriggio per annunciarvi che Italia Viva non lascia ma raddoppia, lo fa con il centro e lo fa partendo da Milano.